politica regionale che deve prendere atto dello stato di malessere in cui versano bambini e ragazzi nei nostri territori. Ed ora parliamo di crisi del commercio, un vero e proprio buco nero. Pensate un po', in 2 mesi persi circa 170 negozi al giorno in tutto il territorio nazionale. L'allarme lanciato dalla Confesercenti preoccupa molto, ma nell'agro nocerino sarnese c'è chi non perde la speranza. La crisi economica e le difficoltà delle famiglie non si sono allentate con l'inizio del 2014. Quello che è ben noto a tutti è certificato anche dalla crisi del commercio, che ovviamente fatica a crescere o addirittura a sopravvivere vista la scarsa domanda e l'impossibilità dei consumatori di sostenere gli acquisti. Non a caso, secondo l'allarme lanciato da Confesercenti, nei primi 2 mesi del 2014 sono spariti quasi 10.000 esercizi commerciali. Le aperture sono crollate del 50%, dato peggiore degli ultimi 20 anni. Ogni giorno spariscono in media 167 imprese commerciali. Secondo l'associazione, se continua così nel 2014, sarà un'ecatombe con un saldo negativo di 60.000 imprese. Anche nell'agro la situazione non è certo florida, anche se i negozianti non perdono la speranza. La crisi si sente, come state vivendo questo periodo? Vabbè, male, però essendo un negozio nuovo comunque ho avuto un buon riscontro quest'inverno, devo dire la verità, non mi posso lamentare. Quindi riuscite bene o male ad andare avanti nonostante Nonostante tutto. C'è un. Speriamo bene, speriamo sempre bene. Ma dire se ci sarà qualche poco guadagno, si potrebbe fare di più, ma è un poco la colpa pure del comune, gli assessori, che noi. Se aiutano un poco la situazione, penso che la crisi potrebbe andare bene. Però combattiamo per vivere. Ormai non è più come una volta, si deve combattere per vivere. Prima era una cosa e adesso ne è un'altra. Non è che si può parlare di crisi universale, cioè, alle volte si crea pure la crisi, però. Poi ci sta pure lui che è il proprietario del negozio. Questo è, insomma, la crisi la sopportiamo come tutti gli altri. È sempre in base a quello che ti ho detto prima, che funziona in questo modo. Certo, comunque non è un bel periodo, non è florido. Però si cerca di andare avanti. Ma noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo essere ottimisti. Qual è il problema? Cioè, diciamo che uno che fa una vita questo lavoro, grossi, grossi, grossi problemi non dovrebbe averne. Però insomma, in un periodo del genere si può anche approfittarne per cercare di migliorare il proprio stato. Ma infatti proprio giorni fa abbiamo parlato con alcuni delegati del comune che ci hanno detto che vogliono organizzarsi per cercare di fare delle alternative, dare delle alternative, di fare movimentare la zona con manifestazioni e cose varie. Stiamo cercando di mettere insieme.